Ulala. Ah, è mai tedesco, si vede che non è studiato. Tra l'altro questo sorpasso qua non l'avrei fatto proprio per niente in curva. Però vabbè, si vede che in Germania gli piace così. Avrà il cash per pagare la multa. Noi invece siamo degli poveri italiani. Quando ti mettono in galera poi perché hai superato di troppo il limite e hai fatto una stronzata del genere, anche se c'è il cash, la galera la fai lo stesso, eh. Comunque servirebbe veramente il tasto tipo pit limiter, come quello che hanno in MotoGP quando entrano nella corsia box, che ti mette su 80 il limite e tu vai 80. Quella sarebbe la svolta. Ma qua mica c'erano dei bagni. Sì, qua c'erano dei bagni pubblici. Freschino, eh? Sì. Ci sono 21 gradi, fans. La tua moto quanti gradi segna? Non lo so. Sì, beh, in effetti adesso è un po' buio per guardare. No, è perché c'è davanti quello del telepass. Ah. Sì, ma che freddo. È un po' fresco, sì, eh. Meno male che non ho fatto colazione praticamente, se no cagotto. Poi latte con i cereali, ciao. Ma in teoria giovedì qua ha nevicato, eh. Si sente. Cioè adesso non so a che altezza abbia nevicato, però tipo Grimsel, Susten, eccetera, li avevano chiusi per neve. Ma ti immagini una strada del genere in Italia, la gente a che velocità andrebbe in giro qua? È troppo. Tipo qualifiche di MotoGP. Guarda la neve che c'è, infatti. C'è anche una leggera brezza, eh. Gabi? Comunque, fans, lo sapete ormai, Svizzera è bella, ma quando si entra nei centri abitati c'è sempre il rischio che ci sia il carrellino del Velox mobile piazzato in qualche punto un po' nascosto, pronto a farvi la fotografia. Quanto sei gasata di fare il Grimsel? Non lo so, non l'ho mai fatto. Io un botto, ho visto le foto, pazzesco. Bello. Cioè, tra l'altro, continuano ad asfaltare in dei punti in cui l'asfalto è già bello. Ma lo sai che sono fatti così? Secondo me qualcuno prende le mazzette. Scusa, non hanno un territorio molto vasto, quindi riescono a farlo. Lo so, ho capito, però guarda qua cosa ti ha messo giù. Cioè, è una pista da... Se ci butti giù un po' d'acqua puoi pattinare su sto robo. Hanno fatto pure tutte le lineate tratteggiate, provvisorie. Sì, no, infatti. Le hanno fatte col gessetto a mano queste. C'è stato un tizio tutto il giorno in ginocchio a farle col gessetto. Ma non è vero, dai! A mano le ha fatte. Sì, sì, è. Come quando facevi il disegno per giocare a campana. Vero, che frecce! È 21 gradi, Che miseria, Allora ti dico, meglio così, al massimo mi metto una maglia che non morire d'asfissia. Brr. Più che altro che c'è anche un po' di venticello, Sì. Ulala. Ah. È mai tedesco, si vede che non è studiato. Tra l'altro questo sorpasso qua non l'avrei fatto proprio per niente in curva. Però vabbè, si vede che in Germania gli piace così. Avrà il cash per pagare la multa. Noi invece siamo degli poveri italiani. Quando ti mettono in galera poi perché hai superato di troppo il limite e hai fatto una stronzata del genere, anche se c'è il cash, la galera la fai lo stesso, eh. Magari c'ha i soldi per pagare la cauzione. Io nel dubbio sto qua bello tranquillo. Comunque mi sono perso i bagni. Sono qua avanti. Sicuro sono a pagamento. Ma non mi sembra. Dovrebbero essere qua comunque. E dove vai? In piazzala qua, no? No. Volevo stare sopra la moto e almeno così vedo il paesaggio e non guardo verso il cesso. Allora, sicuro pagamento, ma va bene così, magari pulito così. Moments later. Sei in contemplazione? Mo? Come faccio a uscire? Allora, sali sulla moto e giri il manubrio e esci dritta. E c'è lo spazio per fare la curva, eh. Sì, peccato che non riesco a tirare sul cavalletto.
Giga. Sì, comunque più saliamo più fa freddo, Io lo so. Che ci sta come idea di massima. Il problema è che siamo già a 18. C'era scritto minima 15. Al massimo ci sarà stato scritto massima 15. Massima 15. Minima 8. No, la minima stanotte che io ho visto dava 2. O 2 o 3, una cosa del genere, non 8. 8 era già stamattina. Comunque sono tutti abbondantemente sopra i 2000 metri i passi di oggi. E mi metto la maglia a maniche lunghe. Ma meno male che torniamo al sole perché è in galleria 16. Che freddo. Ricordiamo il periodo temporale in cui stiamo facendo questo giro. Metà luglio 16 gradi. Gennaio topi morti. Topi morti perché fa talmente freddo che muoiono. Comunque Luna, io per far pipì mi sarei avventurato nel bosco lì, l'avrei fatta. Sì, ma non c'è neanche un posto che... Magari qua dentro nei pini, che magari non ti vedono. Ma dentro i pini ci sono gli orsi. Ma sì, i grizzly. Beh, in Svizzera ci sono veramente gli orsi, eh. Ma non penso qua. Allora, il grizzly americano, non facciamo confusione. In Europa c'è l'orso bruno. Perché comunque conoscere la fauna è importante. Io conosco solo i maiali e le porcelle. Perché? Perché devi dire queste cazzate? Cioè, piuttosto stai zitta. Cioè, assimila l'informazione dell'orso bruno. C'è una... Mettila nel cassettino della memoria e basta, non dire maiali porcelle, dai. Allora, ti racconto una storia. Ecco, raccontami un aneddoto di vita vissuta. Allora, in ufficio abbiamo praticamente una cartella. Aspetta, può essere condivisa questa storia? Certo. Ok. C'è una cartella che hanno creato per l'ufficio acquisti, che siamo noi. E a quanto pare acquisti, in inglese si dice purchase. Ma, non, cioè... Allora noi abbiamo soprannominato la cartella, perché visto che purchase è la cartella delle porcelle. E questo è tratto da una storia vera. Comunque, con questo aneddoto veramente di bassissimo livello, siamo arrivati in cima al passo del Sempione, che è a 2000 metri. Qua l'ultima, siamo venuti una volta anche d'inverno qua, in macchina mi sembra. Siamo venuti anche d'inverno? O sto facendo confusione? No, siamo venuti qua in moto. Ah, siamo venuti in moto ma c'era tutta la neve, in macchina non siamo mai venuti? No, mi sa anche a me mai, avevo questo ricordo, mi sa che c'era talmente tanta neve allora quando siamo venuti, che ho dato per scontato fossimo venuti in macchina, invece siamo venuti in moto. È vero, c'erano 3 gradi. Flashback. Guarda quanta neve anche qua. Beh, direi che la neve l'abbiamo trovata. Abbastanza. Siamo arrivati in cima al Sempione, amore. Ma che miseria, bello. Ah, guarda là, io vado a fare la foto di fianco alla neve. Guarda là, c'è un metro, guarda quanta neve, andiamo a fare la foto. Gradi, però c'è il sole. Porca c***a. Luna, mi chiedo di te, mi fai una foto? Sì, se non mi cade il telefono, mi cado sempre le cose, te lo dico. Bella questa, mi piace, ti dico questa, bellissima, brava. Vedi, mi fidavo di te. Volete una foto? Ma non ci mettiamo qua, no, davanti o dietro? Quanto c***o di neve, che fico. Se giocassimo a palle di neve, tanti guanti ce li abbiamo. Oh, prendo il bastone che ci facciamo un selfie. End of flashback. I VC. Magari sono aperti quelli. Io non mi fermo più poi, mi sono già fermato troppe volte. Anche di qua ci sono. Vediamo se sono aperti. Dove cazzo ti porta? Ah, là. Sono aperti sti cosi.
Dai, vai veloce a controllare. Non perdiamo 2 ore anche qua. Sì, ma come faccio adesso? Se è aperta la porta? Se è aperta la porta vuol dire che è aperto? Cos'è? Mi devo portare il portafoglio, magari c'è da pagare. Se è chiusa la porta vuol dire che è chiuso. Secondo me è chiuso. Ma non è aperto. Ciao fans, siamo all'inizio del passo del Sempione. Oggi facciamo Sempione, Grimsel, Susten, Novena e torniamo a casa. Rifacendo il Sempione, poi questa strada a scattare. E sono un bel po' di chilometri.